Async.io è una libreria in Python ad alto contenuto di bestemmie. Sì, perché se non la si capisce bene, non la si usa bene e non funziona nulla. Quindi oggi andiamo a vedere a cosa serve Async.io. Anzi, iniziamo dal dire a cosa non serve, perché forse mi viene tutto più facile. Async.io non parla di programmazione multithreading, quindi non fa thread. Togliamoci questo dalla testa, che ci rende la vita più semplice. I thread in Python sono il male. Attenzione, non parlo dei thread in generale, come magari avevo già spiegato in questo video. Perché i thread sono una figata, ma in Python, per come è stato implementato l'interprete, sono il male. L'interprete di Python ha una variabile mutex, e se non sapete cosa sia un mutex, non vi preoccupate, lo potete recuperare in questo video qua. Dunque, dicevo, questo mutex si chiama Global Interpreter Lock, o semplicemente GLOGIL, come dir si voglia, che non consente di eseguire linee di codice Python provenienti da due thread separati nello stesso istante. Tu puoi avere tutti i thread che vuoi nel tuo codice, nel tuo programma in Python, ma sappi che il processo che esegue una specifica linea di codice, non intesa quella che si scrive in Python, ma si intende di bytecode di Python, viene eseguita sempre in maniera seriale. Quindi, se hai un programma in Python con molti thread, alla lunga perdi in prestazione. Questo GIL è stato messo per evitare le cose tipo le corse critiche, tutte quelle belle cosucce che vi raccontavo in questo video. Tuttavia, a noi piacciono le prestazioni. E quindi Async.io permette di risolvere questo problema e di avere dei thread che non si calpestano i piedi a vicenda per via di questo GIL. No, fa tutt'altro che dà l'illusione di stare eseguendo più thread contemporaneamente, ma di fatto non lo fa. Ma quello che fa sta nello stesso nome della libreria, e quindi dobbiamo procedere con ordine e con tanta calma. In programmazione ci sono due modi, diciamo, per chiamare una routine. Oggi devo utilizzare questo termine. Una routine può essere una funzione, un metodo o qualsiasi cosa che sia una fase di un programma. Quindi una routine può essere chiamata utilizzando questi due modelli. Il modello detto subroutine e il modello coroutine. Il modello subroutine è quello che abbiamo sempre visto e utilizzato, diciamo, il 99% delle volte. C'è un punto di ingresso e c'è un punto di uscita, che di solito il punto di uscita è una return. Fine. Classica funzione, o meglio, a cui tutti siamo noi abituati. Una coroutine è un modo per scrivere una routine che può avere diversi punti di ingresso come tanti punti di uscita. Mi spiego peggio citando, diciamo, Joe Pizzi. Una coroutine, quando invocata per la prima volta, parte dall'inizio. A un certo punto possiamo interromperla con un'istruzione simile a una return, tale per cui, una volta invocata nuovamente, riparte da quel punto, cioè non parte dall'inizio, parte da dove era stata interrotta. Quindi ok, Async.io non fa i thread, ma cosa ha a che fare tutto questo discorso della coroutine? Async.io ti permette di gestire i tuoi sottoprogrammi concorrenti implementando un altro tipo di paradigma, perché noi siamo abituati al concetto di thread con la preemption, ovvero il pre-rilascio, su cui funzionamento ovviamente dettagliato ne parlai in questo video. Async.io permette di implementare un modello di programmazione concorrente chiamata cooperativa, dove non è il sistema operativo o la runtime che gestisce tutta questa situazione a stabilire quanto un thread si deve mettere in pausa, ma è lo stesso thread che dice: ok, adesso mi fermo per il momento. Quindi la decisione di interrompere temporaneamente l'esecuzione di un pezzo di codice concorrente viene dal thread stesso, dal sottoprogramma stesso. Implementando il concetto di programmazione cooperativa si risolvono tutti o quasi i problemi che esistono con la preemption, deadlock, race condition, algoritmo dello struzzo, tutto. Risolviamo quasi tutto. E se è una figata pazzesca,
perché non lo si implementa anche su larga scala? Beh, dal punto di vista del sistema operativo è un grosso rischio far decidere ai programmi quando interrompersi, perché il sistema operativo non avrà mai la garanzia che il processo poi, diciamo, gli dà il controllo indietro. Ed è per questo motivo che il pre-rilascio in un contesto di sistema operativo va bene, e tra l'altro è, diciamo, quasi obbligatorio utilizzarlo. In un contesto più ridotto, ovvero quello di un nostro programma, le cose cambiano. Il programma lo fai tu, e se lo fai male te la vende il culo. Quindi con AsyncIO si ha un solo thread, che è quello che proprio del nostro programma, dove si possono avere tante coroutine che vengono eseguite sempre una per volta, ma poiché vengono eseguiti a pezzi si ha l'illusione di una programmazione parallela. In realtà si fa quello che si faceva anni fa, ovvero lo pseudo parallelismo. Io, quando ho capito che AsyncIO implementa la programmazione concorrente con cooperazione, mi si è aperto un mondo e ho detto: ah, adesso è tutto chiaro. Ecco perché a me all'inizio non funzionava un cazzo, perché pensavo che funzionavano come i thread, quindi con programmazione, diciamo, multithreading. Infatti per questo motivo che si chiama AsyncIO, perché non implementa la programmazione multithreading, ma una programmazione asincrona. Sono due le parole chiave che sono state aggiunte a Python per utilizzare AsyncIO: async e await. Async va anteposta prima della parola chiave def, per dire che quella funzione è una coroutine. Await serve per infogare una coroutine. Un'altra cosa da tenere a mente è che noi possiamo avere diverse coroutine che devono essere gestite. Quello che succede è che ci deve essere un gestore, ovviamente non di thread, ma di task, che deve vedere di volta in volta quale di queste coroutine può andare avanti. Sì, perché alcune coroutine possono essere in attesa di qualcosa, come dei dati dal disco o dalla rete. E infatti all'interno di AsyncIO c'è quello che si chiama l'event loop, che si occupa appunto di gestire questo. Diciamo che è una sorta di scheduler. Vede quali task possono andare avanti, quali sono in attesa di qualcosa, e quindi se le gestisce lui. Ma tutto è fatto all'interno di Python, e poiché non ci sono i thread, il sistema operativo non interviene nella schedulazione di questi task con le coroutine, e quindi non c'è preemption, o meglio, non c'è preemption a livello di questi coroutine, però ovviamente poi l'interprete è un programma, ovvero un processo del sistema operativo, quindi là è un altro discorso. E quindi andiamo a vedere il più classico degli esempi che si mostra sempre quando si parla di programmazione concorrente: il classicissimo produttore e consumatore. Il motivo per cui lo faccio vedere è perché si aggancia perfettamente a quello che dicevo due settimane fa riguardante Singleton. Ma procediamo con ordine e ci vediamo dopo la sigla. Benvenuti e ben ritrovati, pinguini, in questo nuovo video di Code Academy. Io sono Valerio e oggi, su vostra richiesta, parlo di AsyncIO. Prima di riprendere, non dimenticatevi di iscrivervi al canale, lasciate un like, commentate, fate tutto quello che potete fare per aiutare e supportare il mio lavoro. E quindi proseguiamo. In questo codice che vedete qua a schermo abbiamo tre funzioni che sono state dichiarate come async. Questo significa che sono delle coroutine. Abbiamo il main, che poi vediamo il motivo per cui è stata dichiarata async. Poi abbiamo il produttore e il consumatore. Tutto quello che mi serve lo trovo all'interno della libreria async. E poi importo anche random, che mi serve per generare numeri casuali, che tra un po' capiremo perché. Gather, che vedete qua, non farà altro che prendere dei task e metterli all'interno dell'event loop per poi schedularli. Quindi a questo punto la domanda sorge spontanea: che differenza c'è tra un task è una coroutine? Beh, diciamo che è la stessa differenza che c'è tra una funzione e un thread. Un thread in un programma è un oggetto o una struct, in base a che linguaggio di programmazione state utilizzando, che racchiude delle informazioni sul thread, tipo
quale funzione puntare, quindi quale codice eseguire, lo stato, il PID, questa informazione qua. La stessa differenza è qua, la coroutine con il task. La coroutine è questa funzione che può essere interrotta e poi ripresa, mentre un task racchiude lo stato di esecuzione di una coroutine, tipo se è stata annullata, se è attiva, il suo nome, perché sì, possiamo dare dei nomi, e anche il valore che è restituita. Può anche contenere l'eccezione, se ne sono state lanciate ovviamente, e il task è anche associato alla coroutine, cioè quindi il task è qualcosa che dà informazione appunto su un task, diciamo, asincrono. Quello che fa Gather è che prende questi task e li esegue e ritorna quando tutti hanno terminato. In questo specifico caso non ritorna mai, perché il consumatore è un ciclo infinito che vedremo tra un po'. Un paio di cose fondamentali. Await è quel punto in cui noi possiamo interrompere una coroutine. Ovviamente c'è anche yield, ma yield è più che altro per i generatori, però lo possiamo utilizzare. Quindi dicevo, await è un altro modo per stabilire il punto in cui una funzione viene interrotta, o meglio, una coroutine viene interrotta, e va utilizzata all'interno di una coroutine, quindi con la funzione con async, e mai all'interno di un metodo o di una funzione classica. Una coroutine, quindi, può utilizzare una funzione o un metodo classico. Problemi, diciamo, dal punto di vista implementativo non ce ne sono, però bisogna stare attenti, perché se quella funzione è lunga, ci sta tanto tempo, non ci possono essere await, e quindi si potrebbe rischiare di far perdere tutto il senso, perché come vi dicevo, async usa il modello cooperativo e non quello con pre-rilascio. Quindi tutte le funzioni e coroutine che noi, diciamo, utilizziamo e implementiamo devono essere fatte con questa caratteristica. E quindi se un metodo o una funzione classica è molto lunga, te la vinde il culo. Un'altra cosa da tenere a mente è che chiamare una coroutine passando i parametri, come lo faccio qua, non comporta l'esecuzione immediata di quel codice. Quello che succede quando viene chiamata consumer queue è che viene restituita con quella chiamata un oggetto di tipo coroutine che async IO poi eseguirà nella gather con i parametri che gli abbiamo passati. Quindi, in queste 5 righe di codice, nessuna di quelle funzioni viene effettivamente eseguita in quel momento. È la stessa cosa qua. Run permette di iniziare tutta la runtime inerente alla async IO e si aspetta che ci sia una coroutine come punto di partenza. In questo caso, qui abbiamo messo la funzione main, che chiamo con le parentesi per generare una coroutine che poi all'interno viene schedulata nell'event loop. Ma potrebbe essere comunque qualsiasi altra funzione che sia una coroutine. Qui abbiamo il produttore che genera in questo caso 5 elementi che vanno messi all'interno di una coda. Coda che si trova all'interno della libreria async IO. Ovviamente async IO deve reimplementare alcune delle cosucce che abbiamo in Python, perché devono essere, diciamo, compatibili con questo modello di programmazione cooperativa. E infatti qua abbiamo una reimplementazione della funzione sleep per essere, diciamo, utilizzata all'interno di async IO. Per mettere un valore all'interno di una coda, chiamo put. Essendo una coroutine, devo mettere qua, infatti, vedete, await. E quando il valore viene messo all'interno della coda, faccio, diciamo, addormentare il consumatore per un termine massimo che prendo, diciamo, con un valore a caso, fra 0 e 1. Questo lo faccio per avere i consumatori che non inseriscono le stesse cose nello stesso tempo, quindi abbiamo una sorta di delay, no? Questo è il motivo perché avevo il generatore di numero casuale. Il consumatore, che ha un ciclo infinito, come vi dicevo poco fa, aspetta che ci siano valori da consumare. E una volta che lo fa, lo prende, lo stampa e poi invoca questa funzione chiamata taskDone. Il metodo taskDone serve per svegliare eventuali produttori che possono essere in attesa. Non è questo il caso e potrebbe essere anche omesso. Per esempio, se una coroutine per qualche motivo, per eseguire quello che deve fare, mettiamo questo esempio, deve attendere che la lista per qualche motivo sia vuota, non è necessario che faccia la classica busy wait, ovvero ritirare e controllare che di volta in volta la lista sia vuota. Può usare un metodo dentro queue che si chiama join, che aspetta fino a che la lista non sia vuota. E per svegliare tutte quelle coroutine, se ce ne sono ovviamente, in attesa di questa join, bisogna farlo con taskDone. Ripeto, non è necessario in questo caso, ma è una buona norma farlo. Eseguiamo il codice e vediamo che i produttori producono dei numeri e il consumatore consuma. Fine.
Ora mi posso agganciare a quello che dicevo 2 settimane fa. Io dovevo implementare un modello produttore-consumatore per gestire degli eventi, per un codice che mi serve per un video che sto preparando. Ho preso spunto da questo codice che vede qua a schermo. E volevo che questa coda non fosse una variabile che si trova là alla cazzo dei cane, come ho fatto in questo esempio. Volevo che fosse messa all'interno di un oggetto. Anche il codice del consumatore volevo che fosse un metodo all'interno di un oggetto. E tutti i produttori devono essere tanti oggetti che mandavano eventi al consumatore, che appunto l'ho chiamato semplicemente Event Manager. Questo Event Manager doveva essere una sorta di classe Singleton, anzi non una sola, doveva essere una classe Singleton. E quindi mi ritrovavo con quel problema dell'altra volta. Andiamo a vedere qual era il problema che vi ho mostrato 2 settimane fa. Ogni volta che accedevo all'istanza della classe tramite Singleton, è vero che mi restituivo da una parte la stessa istanza, ma invocavo sempre di volta in volta il metodo init. E quindi questo faceva succedere che la coda veniva reinizializzata. E quindi perdevo tutti gli eventi che erano stati messi in coda fino a quel momento e io pensavo che fosse un problema di async IO. Magari che so, non si poteva fare questa cosa che volevo fare io con gli oggetti, cosa fare tutto pulito. Poi ho scoperto che avevo utilizzato quello che ho definito l'implementazione sbagliata di fare Singleton in Python e l'ho modificata con quella versione bella, con il decorator, e tutto mi funzionava. Ovviamente non vi voglio spoilerare a cosa sto lavorando dietro le quinte, quindi il codice di questo Event Manager per il momento non ve lo mostro. Ma sì, quella sera, come vi dicevo, ci furono tante madonne. Dunque, per oggi la concludo qua. Ci sarebbe dell'altro da dire e tanto di cui parlare, come per esempio il concetto di Fuse. Magari ci faccio un video dedicato, ma per saper utilizzare Async IO, tutto quello che vi ho detto sinora è perfetto. Quindi, io vi ringrazio come al solito per la vostra attenzione, lasciate un like, commentate, fate quello che volete e noi ci vediamo alla prossima. Ciao, Kilo!